Chiara, tu sarai una delle miss di questo Giro d'Italia, di questo Paracycling Italia Tour e di questo Giro d'Italia in bike. E sarai la miss della maglia bianca per dare speranza ai giovani, perché tu hai subito un brutto incidente stradale. Io ho fatto un incidente in motorino 2 anni e mezzo fa e ecco, sono molto onorata di stare qua appunto perché dopo l'incidente la speranza di fare qualche tipo di sport o comunque fare cose che fanno i normodotati era un po' impensabile. E poi ho iniziato a Santa Lucia a giocare a basket in carrozzina e ho fatto anche scherma e insomma mi sono un po' avvicinata a questi tipi di sport. E devo dire, cioè, ritornare a fare una cosa molto, molto simile ai normodotati e comunque l'avvicinarsi tanto al confine che c'era con i miei limiti era bellissimo comunque, e quindi sono contenta che ci siano queste occasioni e comunque l'empatia che abbiamo adesso, che non è un'empatia, ecco, mi fa pena e quindi facciamo queste cose, un'empatia significa appunto immedesimarsi nei pensieri degli altri e in quello che provano gli altri e fare certe organizzazioni e vedere degli atleti che comunque anche senza un paio di gambe riescono a fare certe cose è davvero fantastico. Il tuo sogno non è quello di correre in bici, ma se mi ricordo quello di fare atletica, giusto? Sì. Ho fatto la pratica della corsa, ho iniziato a correre e ora certo i risultati si iniziano a vedere, ancora non sono a livello agonistico, però spero di arrivarci, ecco. Il desiderio, il sogno è quello di partecipare un giorno alle Paralimpiadi? Sì, assolutamente. E per adesso farei appunto la madrina a questo Giro d'Italia in bike? Sì, perché allo stesso tempo mi sono anche avvicinata un po' alla moda e un po' come per dimostrare che la bellezza non è avere 2 gambe perfette, la bellezza può essere anche nella disabilità. E anche una bellezza interiore che si deve dimostrare, senza pregiudizi alcuni. Soprattutto, sì. Soprattutto.